La longevità rappresenta sicuramente uno dei temi protagonisti di questo Expo Sanità 2014, lo è anche nel dibattito nazionale. C'è chi in questo tema sta cercando di inserire delle novità a livello tecnologico, soprattutto per l'assistenza ai longevi. Abbiamo con noi Marco Mencarelli, che rappresenta un'azienda Longevamente, che è soprattutto un progetto. Come è nata l'idea innanzitutto di questo progetto? Ma il progetto Longevamente è nato dalla mia esigenza proprio personale, dovendo gestire i vari farmaci, terapie e cure della mamma e stando diciamo parecchio tempo fuori, ogni volta che arrivavo a casa dovevo gestire i farmaci, per me era una cosa molto difficile ricordarsi tutto, per cui nel tempo, avendo una ditta, una software house, ho sviluppato un software dove ho inserito una farmacia domestica per la creazione del farmaco e le sue relative fotografie, la posologia e diciamo la relativa cura, la quale mi permettesse in tempo diciamo reale di vedere tutta la situazione diciamo di cura della mamma. Quali sono gli aspetti fondamentali, se lei dovesse riassumere un po' quelli salienti di tutta questa tecnologia e di questo software che aiuta nella gestione? Ah, questo che ho presentato adesso sarebbe la partenza, è stata l'idea, che poi l'ho implementato con diciamo, un riscontro, perché sì è vero che io vedevo la terapia, ma non sapevo se la terapia la mamma l'avesse presa. Per cui da Longevamente siamo passati a Longevamente Plus, dove questo software si interfaccia con diversi dispositivi commerciali, ma a supporto del controllo e della sicurezza del carro. Abbiamo messo dei dispositivi semplici, molto easy, con i quali all'assunzione del farmaco la mamma mi dava l'ok e io in tempo reale vedevo se la mamma aveva assunto o non assunto il farmaco. Un allarme direttamente se avesse problema, e questa è stata diciamo, la parte plus del sistema. Quindi si può dire che parliamo di un supporto che assiste nella gestione anche da remoto di ogni problematica della quotidianità. Con Longevamente Plus, attivando il sistema di controllo della terapia, possiamo iniziare a vedere l'andamento diciamo, del carro, se inizia diciamo, la fase di perdita non so, di memoria, per cui possiamo vedere l'andamento e rincorrere ad altri dispositivi aggiuntivi da mettere e inserire nel modulo software Longevamente Plus. Quindi si può integrare diciamo, di volta in volta? Sul Longevamente Plus sì, perché si passa poi in base all'avanzamento degli anni ad attivare sistemi, non so quali, controllo delle chiusure dei portoni, chiusure delle finestre, antiallagamento, cioè, tutti i controlli che possiamo fare che a noi diciamo, ci rende tranquilli che il nostro carro a casa stia in sicurezza e in tranquillità. Oltre alle famiglie che hanno esigenza di assistere i propri cari, chi può aiutare questo tipo di supporto? Il Longevamente Plus passa al Longevamente Care, che diciamo, è in evoluzione aggiuntiva e si rivolge alle cooperative di servizi e alle private assistenze. Abbiamo fatto due dispositivi, due linee su Longevamente Care. Una è per il discorso della cooperativa, abbiamo messo un tablet, un touch, molto easy, facile da usare, che l'operatore della cooperativa automaticamente ha diciamo, con sé tutta la situazione di ogni longevo e da lì può interrogare, andando nella propria abitazione, andare a interrogare la situazione, quello che deve fare, per cui c'è un controllo totale diciamo, del longevo in tempo reale. E nel discorso invece assistenza domiciliare c'è un software aggiuntivo, perché ho vissuto anche diciamo, con la mamma il problema dell'assistenza domiciliare, ha avuto dei problemi, e abbiamo messo dei moduli dove l'operatrice del servizio sanitario dell'assistenza domiciliare ha con sé tutte le cartelle necessarie sul tablet
di quello che deve fare e quello che può prendere dal longevo dalle cure, mettere fotografie, documentazioni, saturimetri, tutti i dispositivi necessari per controllare diciamo l'assistito. Questo ovviamente sempre nel discorso cloud, per cui automaticamente si ha subito tutte le informazioni diciamo dell'assistente immesse al cloud, per cui in sede operativa si ha subito il controllo diretto tra assistente e longevo. In tempo reale. In tempo reale. C'è anche la possibilità, ad esempio, per case di cura, quindi c'è un aspetto particolare di questo longevamente che si riferisce a strutture come queste. Sì, come abbiamo fatto diciamo per Longevamente Care, abbiamo applicato un dispositivo che si chiama Longevamente Nursing, che si occupa del controllo diciamo nelle strutture, nelle singole strutture private, mettendo questo sistema all'interno della stanza, mettendo l'assistenza dei longevi e monitorando e avendo tutto il controllo nella stanza di quello che abbiamo detto anche prima, cioè delle terapie, delle cure, dell'emissione dei dati, del controllo dell'ossigenazione della stanza, del controllo delle chiusure diciamo delle finestre, delle porte, quante volte si alza il longevo, se va al bagno, non va al bagno, cioè abbiamo tenuto conto di tutto quello che può servire in una struttura sanitaria. Per cui parte dalla base, parte diciamo dalla situazione della casa e arriviamo fino alla, diciamo, alla casa di riposo, tra virgolette, al nursing, per cui è modulare e scalabile in base alle esigenze più opportune. È un modello aperto fino al magazzino automatico, all'Easy Pharma, per cui possiamo produrre magazzino farmaceutico automatizzato per chi volesse diciamo, gestire al meglio gli spazi e diciamo l'ottimizzazione del farmaco. Quindi un passo avanti notevole e però di facile utilizzo, potremmo dire. Molto. Noi la ringraziamo per questo suo contributo e per questa novità interessante e auguriamo grazie. Buon lavoro ovviamente. Grazie.